Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non ATQ 1000 e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori ATQ 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TQ1000 a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TQ1000 UK LTD e TQ1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD, se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, con me questa sera c'è Luca Giusti, fondatore di QT Lab. Per me è un onore averlo qui come sia ospite e relatore, perché secondo me, a mio avviso, è uno dei pilastri per i trader sistematici quindi, che abbiamo in Italia. Quindi davvero, è un onore averlo qui come in TQ1000 e quindi godetevi questo che sarà il primo di alcuni webinar, ma non vi anticipo nulla. Questa sera andremo a parlare un po' di quello che è il segreto che c'è dietro ai cross valutari, però prima di entrare nel vivo e di lasciare la parola a Luca Giusti, come sapete c'è sempre una piccola introduzione del broker che rappresento, che è TQ1000. TQ1000 è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, quindi senza alcun intervento da parte del broker. Regolamentazione FCA UK, quindi fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità è ultra rapida, con una media esecuzione di 0,20 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote e nessuna limitazione sulle strategie che utilizzate, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server, quelli più importanti di Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono altri di backup. Potete comparare in qualsiasi momento le commissioni, gli spread di TQ1000 con altri competitor su un sito esterno, quindi non collegato a TQ1000, il famoso sito di MyFXBook, dove potete andare a guardare un po' come si muovono gli spread e anche poi le commissioni che vengono applicate dai vari broker in tempo reale. Noterete come per la maggior parte del tempo TQ1000 abbia gli spread e le commissioni più basse. Ve ne rendete conto dalla illuminazione della tabella di verde, quindi sta a significare che le commissioni sono più basse, spread e commissioni incluse, con la spunta qui sul relativo campo, vi dà appunto questo tipo di informazione. Grazie a queste caratteristiche, TQ1000 è stata premiata per diversi anni come miglior broker per esecuzione ordine nel 2018. Questo signore che vedete qui che stringe il premio, il nostro amministratore delegato Duncan Anderson, poi anche nel 2019 come migliore piattaforma di trading e nel 2020 come miglior broker per esperienza di trading. Queste sono un po' le metriche finanziarie di TQ1000, nonostante ESMA comunque la società ha prodotto comunque degli utili anche relativamente agli ultimi anni. Allora, io ho finito la presentazione e Luca ti passo il monitor in modo tale che tu possa poi condividere le slide. Dovresti adesso essere pronto per la condivisione dello schermo. Perfetto, lo vediamo. Ok, sì, vedo lo schermo, me lo confermano anche dalla chat. Intanto ti salutano Luca, ti saluta Alberto, Antonello, Chiedo Diego. subito la mia webcam, ma devo trovare le slide. Un secondo che Sì, fai adesso con direi perfetto, che vediamo, sì. me l'ha messo in un secondo schermo il Mac che fa degli scherzetti, ma direi che dovremmo esserci. Intanto, beh, grazie Giuseppe per la presentazione. Saluto anche io tutti quanti le persone collegate.
Direi che adesso piano piano possiamo poi iniziare con i contenuti di questa sera. Giuseppe, dimmi tu se posso procedere così vediamo un po' di addentrarci nella materia. Sì, assolutamente. Ovviamente mi hanno scritto in chat sulla registrazione, l'ho detto prima di avviare appunto la registrazione, verrà inviata a tutti gli iscritti e poi sarà disponibile, credo, da domani sul canale YouTube di TICMIL. Sì, Luca, puoi procedere, possiamo entrare nel vivo. Se c'è qualche domanda inerente a quello che magari stai spiegando, ti interrompo un attimo e andiamo a spiegare, altrimenti lasciamo uno spazio verso la fine del webinar per non poi andare a magari a togliere spazio alla formazione di quest'oretta. Dovremmo farcela in un'oretta che è davvero interessante. Come vi dicevo, è uno dei primi webinar che ho la fortuna di organizzare con Luca Giusti, quindi godiamoci assolutamente questa ora di assoluta formazione. Vai Luca. Va bene, allora buonasera a tutti. Prima di iniziare ho anche io un piccolo disclaimer che devo, come al solito, chiedervi di leggere. Ve lo mostro, non sto a leggervelo tutto, ma ve lo proietto e basta. Insomma, spero che siano concetti ormai abbastanza noti. Lavoreremo, faremo esempi questa sera utilizzando strumenti che hanno leve piuttosto importanti. Parliamo di Forex, parliamo di un mercato dove usare male la leva può portare ad avere delle brutte sorprese. Quindi mi raccomando, sempre grande cautela, sempre approcciare ogni mercato con grande umiltà per trading. Questa è la maniera migliore per evitare di farsi male, okay? Quindi mi raccomando, cercate di partire col piede giusto per evitare di avere sorprese anche per Giuseppe stesso, che è dall'altra parte, in questo caso, che è il broker. Se ha dei clienti preparati, formati, è molto più facile anche per lui poter lavorare. Quindi il motivo di queste serate è anche quello di creare quell'educazione base un po' in tutte le persone che si affacciano al Forex per renderli trader più preparati, anche dei clienti più gestibili da parte di Giuseppe e del suo staff di TICMIL. Stasera Esatto. parliamo di cross valutari. In realtà il tema è abbastanza specifico, ma vedrete che spazieremo in maniera abbastanza ampia per toccare diversi aspetti che riguardano più in generale il Forex. Però il focus, vedrete, sarà un pochino di più sui cross valutari. Magari in qualche altro webinar che stiamo già un po' progettando insieme a Giuseppe, andremo a spaziare un pochino di più sui cambi piuttosto che su altre peculiarità del mercato Forex che lo rendono così interessante. Io vi faccio una piccola premessa, anche se Giuseppe mi ha già idolatrato prima, mi ha presentato come uno degli esperti di trading sistematico in Italia, ma io in realtà nasco da un altro mondo, che è il mondo delle opzioni. Io da sempre l'operatività che prediligo, quella dove lavoro di più e ho un portafoglio, diciamo, più esposto, è la parte che riguarda le opzioni. Il Forex è un mercato che ho approcciato relativamente tardi rispetto ai futures, rispetto ai mercati azionari. Sono mercati che coprono un po' tutti. Ho deciso a un certo punto di coprire anche il Forex per una ragione, perché per come l'approccio io stasera, ve ne rendete conto, sul Forex riesco a fare cose che non riuscirei a fare, ad esempio, sui futures. Molti di voi forse lo sanno, esistono i futures sui mercati valutari, esistono i futures sui cambi, vengono chiamati currency future, però con quelli ho un'offerta un po' limitata e non riesco a fare alcune cose che invece posso fare utilizzando il mercato Forex. E una di queste cose è proprio lavorare incrociando delle valute, quindi sui cross valutari. Questa cosa non si può fare se usate, ad esempio, i futures, non si può fare con altri strumenti, ed è una delle cose che rende così interessante lavorare sul mercato Forex. Proverò questa sera un po' a trasferirvi quello che c'è dietro questo incrocio di valute, e spero così che vi piaccia, comunque che troviate qualcosa di interessante anche a voi. È quello che ha fatto un po' scattare la molla un po' di anni fa per iniziare un po' a affacciarmi anche al mercato Forex, al mercato valutario. Come prima cosa dobbiamo porci una domanda e iniziare proprio dai fondamentali, dalle basi. Quindi se sei in ascolto e sei già uno che smanetta sul Forex, che è molto bravo, che fa 100 eseguiti al giorno, dammi un attimo di fiducia, qualche minuto, anche se ti sembra che stia partendo un po' alla lontana dai fondamentali, perché fra poco arriveremo invece a capire il perché devo partire così da lontano. Ti sei mai chiesto qual è il valore di una valuta? Bene, una valuta deriva il suo valore solamente se rapportata a qualcos'altro. Euro come valuta, piuttosto che il dollaro australiano, non hanno alcun senso se non vado a rapportare il valore di quella valuta a qualcos'altro. È quello che dà la reale misura di quanto vale quella valuta. Normalmente si rapporta il valore di una qualunque valuta al dollaro. È così che sono nati i cambi principali. Quindi abbiamo euro-dollaro, abbiamo sterlina contro dollaro, c'è ad esempio dollaro contro franco o dollaro contro dollaro canadese. Quindi si tende per convenzione, per questi tipi di cambi, a girare le cose, a portare il dollaro a numeratore e la valuta a denominatore. Ma ogni volta che io incrocio una qualunque valuta diversa dal dollaro con il dollaro, ho a che fare con un cambio.
Tutte le volte che invece incrocio una valuta con un'altra valuta ho a che fare con un cross. Questo può sembrare solamente una distinzione formale, in realtà c'è tanta sostanza dietro che distingue i cambi dai cross. Ogni volta che io incrocio una valuta con un'altra valuta, dove non ho quindi a che fare con il dollaro, si parla di cross valutari. Euro contro australiano, euro contro sterlina, sono un paio di esempi di cross valutari. Fra poco andremo a capire meglio che differenza c'è in termini di sostanza e non di forma quando distinguiamo fra cambi e cross. Un'altra cosa che avrei potuto fare per recuperare il valore di una valuta poteva essere quella di rapportarla a uno stesso elemento comune, potrebbe essere il valore dell'oro piuttosto che, ebbene sì, il Big Mac. Questa sembra una battuta, ma non è così. The Economist, la prestigiosa rivista, traccia periodicamente il valore di una valuta rapportata a uno stesso bene che è presente un po' in tutti i paesi del mondo. Hanno scelto il Big Mac e hanno scelto il prezzo dell'hamburger più famoso, più longevo di McDonald's, in quanto un multinazionale presente un po' in tutti i paesi. E hanno rapportato il costo del Big Mac in ogni paese per capire effettivamente se quello stesso bene, quello stesso tipo di oggetto, avesse un prezzo troppo diverso da un paese all'altro. Ed è nato questo indice, chiamato Big Mac Index, che traccia appunto il valore di una valuta rispetto a tutte le altre, in questo caso rispetto a uno stesso oggetto, a uno stesso bene comune presente in ogni paese. Questo non è che ci può dare delle indicazioni così utili da un punto di vista di operatività sui mercati, però può darci un'idea se la valuta di un paese è effettivamente sopravvalutata o sottovalutata rispetto alle valute di altri paesi. Viene spesso questo indice ricalcolato tenendo conto anche del PIL pro capite di quella nazione per scoprire magari che di primo acchito un Big Mac, magari in Brasile, ti fa percepire, che ne so, il real brasiliano come una valuta sopravvalutata, quando in realtà è esattamente l'opposto, ma semplicemente perché il PIL pro capite di quel paese rispetto alla Svizzera piuttosto che all'Italia è completamente diverso. Quindi si tende ad aggiustare un po' questo indice, ma in realtà non è che ci può dare un grande aiuto da un punto di vista operativo, è semplicemente un modo per farci comprendere come effettivamente esistano delle valute che sono sopravvalutate o sottovalutate rispetto alle altre. Io la mia maniera di definire se una valuta è sopravvalutata o sottovalutata rispetto alle altre, quindi il reale valore di una valuta, l'ho trovato con questo indice. Io so che Giuseppe ha qualcosa di simile, magari fra qualche slide, ripassiamo lo schermo a Giuseppe per farci vedere un po' quello che utilizza lui per la MetaTrader, che è qualcosa che penso possa anche mettervi a disposizione. Questo è quello che utilizzo io e non fa altro che andare a rapportare il valore di una valuta rispetto a tutte le altre. Qualcuno di voi forse conosce il dollar index. Il dollar index è un future che prezza in questo caso il dollaro rispetto a un paniere di altre valute. In realtà dà molto più peso ad euro rispetto alle altre valute, ma è un mix con delle pesature già predefinite. Mi dà l'idea di quanto è forte il dollaro. Io ho ricreato una cosa simile, però con dei pesi che sono in questo caso un pochino più bilanciati e lo faccio per ogni valuta. Quindi ho l'Australian Index, che sarebbe il valore della valuta dollaro australiano rispetto a tutte le altre valute. Ho il valore del Canadian, quindi ho il valore del dollaro canadese rispetto a tutte le altre valute. Questo a che cosa mi serve? Mi serve a capire quando vedo che ne so, che dollaro contro canadese sta salendo, oppure che australiano contro dollaro sta salendo, come qui nella parte finale, quella curva viola mi sta raccontando che australiano contro dollaro, o meglio, che la valuta australiana è molto forte e sta salendo. Bene, ma è australiano che è forte o è dollaro che è debole? Questo tipo di prospetto di curve che vedete qui mi aiuta a capire se la forza di australiano è generalizzata rispetto a tutte le altre valute, oppure se invece è confinata solo rapportandola a quell'altra valuta lì o rapportandola al dollaro. Se vedo salire australiano contro dollaro, i casi sono due: o australiano è molto forte o dollaro è molto debole. Come faccio a capire chi delle due è quella più corretta come interpretazione? Potrei andare a vedere australiano rispetto a tutte le altre valute. E se vedo che australiano rispetto a tutte le altre valute è molto forte, allora mi faccio l'idea che la forza è solo australiano e non è invece che è debole il dollaro in quel momento. Questo tipo di prospetto di grafico mi fa vedere esattamente questo, mi dà un'idea della forza relativa di una valuta rispetto a tutte le altre e mi dà anche a volte l'idea, un'idea per poterci operare sopra, e questo è capitato, qui ho fatto un esempio in questa slide il 18 di marzo, quando vedete che queste curve, questo fascio di curve si è improvvisamente allargato, ampliato, quello che vedo qua io è che ci sono delle curve colorate che si sono sopravvalutato, comunque hanno iniziato a mostrare una certa forza e sono quella rossa che è lo yen, e
la gialla che è il franco e poi anche questa qua di colore azzurrino che è l'euro e poi c'è il dollaro in bianco. Queste qua sono le valute che grosso modo a metà di marzo hanno mostrato la maggiore forza. Se vi ricordate, a metà di marzo eravamo nel pieno di uno sciacquone dei mercati, quindi i mercati stavano ancora venendo giù, non c'era ancora un'idea di quando si potevano magari fermare. La debolezza dov'è che la trovavi invece? La trovavo sul dollaro australiano, sul neozelandese, questa qua blu scuro che è la sterlina e in parte anche se un po' meno sul dollaro canadese. Ora, ogni volta che io vedo ampliarsi questi fasci in questa maniera qua, per me si presenta un'opportunità. L'opportunità è di lavorare su un recupero della normalità. Quindi in questo caso quello che ho fatto io in quella giornata e poi nei giorni successivi è stato di andare a vendere alcune di queste valute un po' più forti, di andare a comprare queste più deboli, pensando che di lì a breve ci poteva magari essere un qualche tipo di riallineamento. Qui, ad esempio, stava già formandosi uno scenario diametralmente opposto, quindi con una eccessiva forza dell'australiano ed una debolezza di quelle valute che prima erano forti. Quindi questa poteva essere un'altra occasione per o chiudere il trade precedente o andare a fare un'operazione opposta. Questa, ad esempio, è l'operazione che ho fatto io quella sera. L'ho cominciata il 18 di marzo, l'ho proseguita poi il 23 col canadese, dove ho dormito un pochettino, con la sterlina l'ho fatta sempre il 18 di marzo. Questi qua sono i prezzi eseguiti, qui si vede che era un'operazione di vendita, in questo caso di euro, in quanto è un'operazione questa non proprio con finalità speculative, ma più che altro per cambiare euro in altre valute da poi utilizzare, per poi utilizzarle per acquistare azionario di quei paesi, in particolare australiano e canadese, hanno delle belle opportunità per lavorare sull'azionario. E è stato un modo per dire: cambio, mi sposto da una valuta euro ad altre valute in un momento in cui mi sembrava la situazione un pochino più favorevole. Questo per chi di voi era collegato l'altro giorno, questo è stato il, non mi ricordo se il 5 o 6 di giugno, per chi di voi era collegato ad un intervento che ho fatto da quei ragazzi di Vise Forex, fra l'altro ho visto adesso che era sponsorizzato anche questo da Tickmill. Giuseppe sta sponsorizzando qualsiasi cosa, ormai siete ovunque. Questo era un Io intervento con i capisco ragazzi di Vise tutto. Forex in cui raccontavo lo stesso tipo di modello e facevo notare una situazione. Questo è grosso modo quello che si presentava, dove ho il mouse in questo momento, e dove si presentava qua, dove si disecopiano queste curve. Questo era il 5-6 di giugno e si notava che c'era parecchia forza su australiano e sul neozelandese e parecchia debolezza su dollaro e su in particolare anche yen. Il grafico che avevo fatto vedere, che era adesso qua era coperto la mia foto, ma è qua di fianco, il grafico che mostra era quello di australiano contro yen. Avevo detto: guarda, effettivamente dove si sta veramente verificando, registrando nelle ultime giornate tanta forza è sul dollaro australiano. Se prendiamo dove c'è debolezza è sullo yen, si potrebbe pensare di montare un trend in reversion, quindi un trend reverse, un trade reversal su australiano contro yen. E vedete alla fine che non ha proseguito questo disallineamento, ma si è recuperato un certo equilibrio e infatti si è sgonfiato di nuovo. Questa era un po' la partenza, si è risgonfiato di nuovo australiano contro yen. Questo è solamente un esempio, ma un pochino più recente rispetto a quello di marzo, dove ogni tanto si presentano queste occasioni che rendono interessante andare un po' a dare un'occhiata alla forza che ha una valuta rispetto a tutte le altre. Prima di dare la parola a Giuseppe e chiedergli, magari se lo prepari già Giuseppe sulla MetaTrader, di mostrarvi quello che è uno strumento che so che Giuseppe utilizza sempre per andare a analizzare la forza relativa fra le valute, vi faccio vedere un test. Visto che Giuseppe mi ha presentato come trader sistematico, vi faccio vedere che ogni tanto tendo a fare qualche simulazione, qualche test. Mi piace un po' macinare un po' di numeri per avere un pochino più il controllo di quello che magari sto guardando. A volte semplicemente guardando un grafico, semplicemente guardando un grafico di informazione, oppure scorrendo anche il grafico sulle ultime annate visivamente, così a occhio si tende a prendere qualche cantonata. È una cosa che ho realizzato un po' all'inizio, quando ho cominciato, credevo di aver trovato qualcosa che sui mercati funzionava semplicemente perché andava a cercare su quel grafico di ritrovare quel setup e vedere che effettivamente quel setup sembrava aver funzionato, quindi il prezzo gli rimbalzava piuttosto che rompeva, saliva, andava via. Purtroppo, il più delle volte, quel tipo di cose che ti sembra aver trovato sui grafici, che ti sembrano funzionare, sono frutto di bias cognitivi, quindi sembra che funzionino perché hai già in testa quello che deve essere, quindi hai già in testa il setup che devi trovare sul grafico e troverai sicuramente quel setup, e hai già in testa che quando lo troverai poi quel setup funzionerà, quindi il tuo occhio tenderà su quel grafico a cercare delle conferme a quello che già ti aspetti e che già stai cercando su quel grafico. È un bias cognitivo abbastanza noto questo, che purtroppo fa prendere delle grosse cantonate.
Quando ho un po' realizzato come funzionava, quella è stata una delle molle, non l'unica, ma una delle molle che mi ha portato un pochino di più verso il cercare di fare un'operatività sistematica, di impiegare dei trading system, di andare a codificare in regole quello che poteva essere quel setup e chiedere a una macchina molto più fredda e molto più oggettiva e razionale di me di andare a rivedere quel setup lungo gli ultimi 5, 10, 15 anni, andare a cercarlo ogni volta che si fosse mai presentato e poi raccontarmi com'è che sarebbe andata quel trade. Quindi è questa un po' l'essenza di lavorare in maniera meccanica, di fare trading meccanico, fare trading in maniera sistematica. Qualche numero l'ho macinato per mostrarvi un po' cosa succede. In realtà non sono cose che mi sto inventando io, perché ci sono fior di paper negli ultimi 15-20 anni in letteratura che hanno documentato questo tipo di situazioni. Questo che trovate a questo link è un paper su Quantpedia che ho riassunto in queste quattro righe qua in inglese. Questa è una strategia che propongono loro, che è dire vai a ordinare i cambi in base alla loro forza. La forza viene misurata col momentum a 12 mesi, quindi guardo brutalmente la variazione percentuale di ogni cambio sull'ultimo anno, sugli ultimi 12 mesi. Avrei potuto farlo sugli ultimi 3 mesi, da qui a inizio anno. Quella è un'indicazione di momentum, di forza. Okay? E quello che propone, suggerisce questo studio è dire vai long su quelle che sono le valute più forti, vai short su quelle che sono le valute, in questo caso i cambi, perché stiamo parlando di valute contro dollaro, vai short su quelle più deboli. Ribilancia mensilmente, quindi ripeti questa analisi mensilmente, quindi vuol dire che io tengo aperta la posizione un mese sulla valuta più forte long e sulla più debole short, e poi il mese dopo vado a rifare questa analisi e vado a riposizionarmi. Questa è una delle due facce della medaglia, quella che ho chiamato momentum, vedete? Che mi dice, hai fatto la tua analisi, hai individuato le valute più forti e quelle più deboli, bene, compra le più forti e vendi le più deboli, quindi stai coi forti e dagli addosso a quelli più deboli. Logica momentum. Un'altra logica che avrei potuto implementare invece poteva essere quella di andare a vendere le valute più forti e a comprare quelle più deboli. È una logica mean reversion, quindi sto cercando di approfittare di una situazione in cui si è creata una sopravvalutazione, in cui c'è un ipercomprato, quindi ho una valuta che è troppo forte e a questo punto io provo a pensare un po' di venderla, di andare contro quella forza e contro quel trend. Stessa cosa potrei fare con le valute quelle più deboli, andando ad acquistare, andando a cercare di montare in posizione ad un prezzo un pochino più favorevole. Questa è la logica classica mean reverting. Ora vi dico già, vi anticipo già che questa cosa qua, che ormai ha parecchi anni, se voi la testate oggi, non funziona bene messa giù in questa maniera. C'è una variante che è questa, che la fa funzionare un pochino meglio. Qua mi sono limitato a prendere i 7 cambi principali contro delle varie valute contro dollaro, di fare quel ribilanciamento mensile, quindi di scegliere mensilmente le valute maggiormente, quelle più forti e comprarle, quelle più deboli e venderle. Ho adottato un accorgimento che magari vi racconterò in un prossimo webinar, visto che oggi non è il webinar dedicato all'operatività sui cambi, però vedete come ci sia qualche cosa di interessante anche ad utilizzare i cambi con questa logica di tipo momentum, quindi di stare coi più forti e di shortare i più deboli. La cosa interessante è se noi andiamo a analizzare, a ripetere questa analisi sui cross valutari. Io che ho preso 15 cross valutari, ho lasciato da parte lo yen, magari più tardi capiremo meglio il perché. Non ho voluto incrociare valute con lo yen, ma solamente valute con altre valute. Quindi qui non c'è né il dollaro, chiaramente, ma non c'è anche lo yen. Sono 15 in tutto facendo i possibili incroci. E quello che ho macinato un po' come numeri era: ma cosa succede se io invece che andare a comprare i forti, a shortare i deboli, vado invece a fare l'opposto? Quindi vado a shortare quelle forti e vado a comprare quelle deboli. Quello che faccio qui ogni mese è andare a ordinare in decili, quindi per forza, per quel momentum, quella variazione percentuale che si è verificata, che c'è stata, io vado a ordinarle, vedete, sulla base dei loro decili, quindi guardo questa volta su base, sempre 12 mesi, sempre su base annuale, guardo la più forte nell'ultimo anno, la più debole nell'ultimo anno, vado a ordinarle e vado a fare una specie di graduatoria, una hit parade. Quelle che sono sui decili superiori sono quelle più forti, quelle nei decili inferiori sono quelle più deboli, un po' come quando portate vostro figlio dal pediatra e gli misura l'altezza, il peso e vi dice in quale percentile è, percentili, decili, sono più o meno la stessa cosa. Ok? Quello che andiamo a fare qui, vedete che è sui 4 percentili più forti, sui 4 decili più forti, quindi diciamo su quello che è il gruppo di cross valutari più forti,
io vado ad aprire posizioni short. Su quello che invece è il gruppo di cross più deboli, io vado ad aprire posizioni long. E qual è il risultato? Il risultato è questo qua. Ed è un risultato, non sicuramente regolare, ma per essere così grezzo il sistema già mi fa capire qualche cosa di più sui cross valutari. Quello che mi fa capire è, ma stai a vedere che sui cross non paga fare come prima sui cambi, di assecondare la forza e la debolezza, ma paga invece fare l'opposto. Forse sui cross ci può essere qualcosa di buono da fare andando a shortare, a vendere quando c'è troppa forza e andando a comprare quando c'è troppa debolezza. Fra poco andremo a capire il perché succede questo. Questo è semplicemente un modo per andare a mettere un numero accanto a questa idea. Adesso andremo a capire cosa c'è dietro a questa idea e perché sui cross valutari conviene invece operare in questa maniera. Giuseppe, io ti ripasserei lo schermo così mostriamo magari con la MetaTrader dove si può trovare un modello di analisi simile a questo, quindi che mi dia una misura della forza di una valuta rispetto alle altre. Che dici? Sì, io mi sono preso adesso lo schermo e in effetti quello che hai adesso spiegato in maniera molto esemplare, noi in TQMill insieme al mio programmatore Salvatore, che penso ci stia seguendo, Salvatore. abbiamo messo in atto proprio un lavoro del genere che abbiamo chiamato Termometro Forex. Sinceramente mi mancava proprio questo aspetto che stavi adesso spiegando sui cross, perché sulla forza e la debolezza abbiamo fatto diverse strategie, però c'era sempre quel dubbio che magari ti spingeva a dire: ok, ma se una valuta magari in confronto alle altre è forte, quanto è il momento migliore magari per comprarla piuttosto che venderla? E quindi questa, diciamo, divisione tra cambi e poi cross può essere molto utile, perché poi dal termometro Forex, tra l'altro abbiamo fatto un webinar, se non sbaglio, 2 webinar fa, quindi lo trovate sulla playlist di TickMill, ve la faccio vedere. Se andate sul canale YouTube di TickMill, c'è una sezione con le varie playlist. TickMill, operando a livello globale, ha diverse playlist in diverse lingue, quindi ci sono webinar in diverse lingue. Quello che a noi interessa ovviamente è l'italiano. Si apre cliccando sulle varie playlist, vedete che ce ne sono diverse, e non quello sul Masaniello, che tra l'altro vi consiglio sempre di andarlo a rivedere perché è stato molto interessante. Poi c'è quello sulla tassazione, trovate il termometro Forex, dove grosso modo vi ho spiegato come funziona un po' tutte le caratteristiche. Quindi questa dashboard, che ha sia la dashboard che vi permette di comprare direttamente da lì, è un po' poi l'indicatore che ci ha fatto vedere Luca. Ha un po' le stesse logiche, proprio perché riesce a intercettare anche un po' quelle valute che magari valute rifugio che vanno all'unisono contro magari le oceaniche che si muovono anche loro in maniera univoca. E su questo indicatore poi potete scegliere le varie valute, se magari volete vedere soltanto una piuttosto che l'altra, potete cliccare sui vari filtri e scegliere appunto la valuta che desiderate e incrociarla con le altre. Non mi vorrei soffermare troppo su questo perché ovviamente abbiamo fatto già il webinar, però sappiate che quello che sta spiegando Luca c'è già qualcosa in casa TickMill, quindi basta poi che mi scriviate via email, vi ho fatto vedere l'email all'inizio del webinar, e vi mando il termometro Forex che agisce proprio su queste logiche, e credo che sia un prodotto molto professionale che difficilmente si trova in rete, perché oltre a mostrare un indicatore vi permette di fare l'operatività con un solo clic. Io ad esempio, se volessi vendere adesso, non lo faccio perché questo è un conto real, ma se volessi vendere l'intero paniere di Australia, mi basterebbe cliccare su OD e alla domanda: vuoi comprare OD contro tutti? Dico no. Vuoi vendere OD contro tutti? Dico sì, e lui mi vende l'intero paniere, l'intero basket di OD contro tutte le altre valute, quindi è un qualcosa di anche molto comodo. Quindi questo è un po' l'indicatore che offriamo in casa TickMill. Luca, se vuoi io ti ripasso il monitor, Vediamo così poi. se riesco a rientrare. Ok, se mi confermate che mi vedete, direi che ci siamo.
Luca, io ho un po' di domande dalla chat, vuoi che te le faccio Sì, adesso? certo, fammelo pure. Allora, Gabriele, ti chiede questa logica che hai fatto vedere sui rimani indicatori, su quali time frame funziona? Allora, questa qua, delle linee colorate sul grafico, immagino si riferisca a questa, E giusto? forse credo anche su quale il backtest, su quale poi time frame l'hai fatto sul Allora, corso. normalmente il monitoraggio che io faccio è quello un pochino più blando, quindi io ho diversi monitor che vado a monitorare, su un monitor ci infilo spesso questo indicatore e ogni tanto ci butto un occhio per vedere un po' cosa succede. Normalmente è un grafico daily, quindi tendo a tenere comunque un orizzonte abbastanza morbido, lento. Chiaro che quando vedo che queste curve cominciano un pochino ad aprirsi, come nel caso qui davanti a voi nella slide, ecco che allora scendo su un time frame orario. Però sono i due che guardo di solito, il primo per capire che c'è qualcosa che sta succedendo, il secondo per magari aspettare un attimino che quell'espansione, questo tipo di forchetta inizi un attimino a chiudersi, quindi quando vedo che sul time frame orario cominciano un pochino a ripiegarsi un po' su se stesse queste curve, allora capisco che forse è il momento di fare qualcosa. Quindi sono un po' i due time frame che guardo. L'analisi che avete visto prima, questa qua è fatta sia sui cambi che sui cross, unicamente su candele daily. Quindi addirittura sono veramente posizioni tenute aperte tanto. Questa qua sui cross è una posizione che viene mantenuta aperta un mese e che va a guardare il momentum a un anno, a 12 mesi. Questa invece è un'operatività dove si sta sempre in posizione a un mese, ma si guarda il momentum a un mese, quindi la più forte rispetto al mese precedente, la più debole rispetto al mese precedente. Qui invece si tende a farlo su un orizzonte più ampio, quindi si guarda il momentum a 12 mesi, perché si vuole avere effettivamente un'indicazione in cui dove vado a vendere ci sia veramente stato, si è esibito comunque una forza piuttosto duratura, ecco, non dell'ultimo mese, ma dell'ultimo anno, quindi sicuramente vado a shortare le valute che hanno davvero corso tanto su un orizzonte un po' più ampio che è l'anno. Questo non vuole essere chiaramente un test, un'analisi che abbia una ricaduta operativa. Non penso che nessuno di voi si metta a fare investing sulle valute ruotando portafoglio ogni mese. È semplicemente un esempio che vi faccio vedere per farvi comprendere meglio quello che è la natura che ha quel tipo di paniere lì. Questo paniere qua di cross ha una natura, da quello che vedo con questo backtest che ho fatto, ha una natura più spiccatamente mean reverting, reversal. Invece quel paniere di cambi che ho analizzato prima, cioè valute contro dollaro, sembra avere una valuta invece più in accordo a quel paper che vi ho fatto vedere, questo qua, dove si tende invece a lavorare con logiche momentum, trend following, quindi di andare a comprare i più forti e vendere i più deboli. Quindi puoi usare i time frame che vuoi tu, chiaramente l'analisi va ripetuta sul time frame che vuoi, però vedi, è un po' l'obiettivo un po' di questa serata, era un po' per aggiungere un po' di idee, darvi un po' di indicazioni in più per come usare meglio strumenti che già avete a disposizione. Lo strumento che vi diceva Giuseppe è un ottimo strumento, scaricatelo, utilizzatelo perché vi dà veramente un quadro di quello che sta accadendo sul mercato ed è in linea con quello che vi sto raccontando, che vi sto spiegando. Io questo qui l'ho sviluppato per un'altra piattaforma, ma vedete che da un punto di vista anche grafico è esattamente uguale a quello che ha fatto Giuseppe. Quindi sfruttate questi strumenti, gli obiettivi di questi webinar, di questo, ma anche del prossimo, magari che faremo sui cambi, sono come obiettivo, vanno un po' nella direzione di rendervi più consapevoli nell'utilizzare questi strumenti che ci sono potenti ed è un peccato utilizzarli solamente per una percentuale magari delle loro potenzialità. Ebbene, invece, schiarirsi molto le idee per usarli al meglio. Questa è un po' l'idea. Chiaramente, adesso dobbiamo andare ad aprire una piccola parentesi, un pochino più tecnica magari, ma spero che di risultare comunque potabile un po' a tutti. Una parentesi un pochino più tecnica per cercare di capire il perché succede. Quindi perché sui cross valutari effettivamente osservo una natura, un carattere più tendente alla mean reversion e invece sui cambi osservo invece più forza, più momentum. Quindi sui cambi vedo che invece paga stare sui più forti e shortare i più deboli. Con i cross invece questa cosa non paga granché. Beh, una prima analisi che potrei fare è un'analisi che si basa sulla correlazione, cioè sul legame che c'è fra una valuta rispetto a un'altra valuta. Per poterlo fare devo, vi ricordate, no? Sempre andare a rapportare quella valuta a uno stesso oggetto comune. Ho evitato di farlo sul Big Mac e lo faccio sul dollaro in questo caso, quindi prendo australiano contro dollaro, prendo dollaro contro canadese e vado a rapportare, vado ad analizzare la correlazione che c'è fra questi due cambi. Analizzando la correlazione fra questi due cambi, mi faccio un'idea di quello che è il carattere, la natura
che ha l'incrocio fra questi due, quindi il loro cross valutario, il cross di australiano contro dollaro e dollaro contro canadese è australiano contro canadese. Vedete che il dollaro scompare, rimangono le due valute principali. Ora, qui nei due pannelli vi ho semplicemente mostrato sopra l'andamento, lo trovate in colore blu, l'andamento dell'australiano contro dollaro sul grafico daily. Sotto, scusate, sempre sopra in rosso trovate invece l'andamento di dollaro contro canadese e in nero il loro spread, in questo caso il differenziale fra i due. Ora, quello che mi interessa di questi due pannelli, il primo fa riferimento a candele a daily, il secondo a candele a 60 minuti, è che su entrambi questi time frame, se guardiamo quelle specie di tachimetri che ci sono di fianco, questo mi dà un'indicazione della correlazione presente sul periodo preso in esame fra queste due serie storiche. Vedete che siamo su delle correlazioni abbondantemente negative sopra 0,50, in un caso arriviamo quasi a 0,67, quasi 67, circa 66,7. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi due cambi sono inversamente correlati, ma siccome in un caso ho il numeratore e il denominatore che sono girati, vuol dire che le due valute principali che compongono il mio cross, cioè australiano e canadese, sono positivamente correlate e sono anche piuttosto ben correlate. È proprio questo loro legame, questa loro correlazione che mi spiega il perché funzionino bene logiche di mean reversion applicate ai cross valutari. Immaginatevi di avere due oggetti che hanno un legame, qualcosa che li lega, ok? A un certo punto, quando questi due oggetti tendono a disallinearsi un po', ad allontanarsi un po', sono più le probabilità che possano tornare a recuperare quel legame oppure che quel legame l'abbiano perso per sempre. Beh, normalmente sono maggiori le probabilità che possono ritrovare quel legame e riallinearsi, e quindi quella che magari ha corso troppo, tornare un po' sui suoi passi, e quella che invece era precipitata, sprofondata, recuperare un pochettino. Bene, questa idea io la posso misurare con una semplice analisi di correlazione. OutCAD, in questo caso la valuta australiana, la valuta canadese, quando le rapportiamo al dollaro, come nel caso di prima, troviamo che hanno un forte legame, hanno una correlazione positiva molto elevata. In realtà questa correlazione si estende un po' a tutte le valute. Se voi analizzate euro con australiano, piuttosto che il canadese con il franco svizzero, piuttosto che il canadese con euro, troverete quasi sempre delle correlazioni positive, anche abbastanza significative. Questo sicuramente su grafici settimanali, su grafici daily. E quando andiamo in intraday, che quelle correlazioni tendono ad essere un pochino più ballerine. Ma è proprio questo che spiega il perché ci sono delle buone opportunità per lavorare sui cross valutari. Se quelle correlazioni sono stabili su orizzonti, su periodi di osservazione un po' più ampi, come la settimana e come il giorno, quando io vado a osservare, a misurare queste correlazioni su dei time frame più veloci, appena si perdono, io punto su un loro recupero, perché so che tanto sul time frame superiore spesso quel recupero c'è. Quindi capite com'è che si può lavorare sui cross e perché si può lavorare in mean reversion sui cross? Perché ho a che fare con un oggetto che incrocia due valute con un legame dietro e difficilmente quel legame si perderà. Se si perde momentaneamente, è più probabile che possa essere recuperato magari su un orizzonte temporale un pochino più ampio, come la giornata o come la settimana borsistica. Non dovete credermi, si possono fare dei test statistici per andare a mettere di nuovo dei numeri accanto a questi fenomeni. Questi qua sono due test statistici di quella stessa piattaforma che avete visto prima, è una piattaforma che abbiamo sviluppato noi, quindi è una cosa interna che è anche in vendita, se volete si può acquistare, però è una cosa che serve per analizzare, in questo caso questo modulo, per analizzare serie storiche. Quindi noi non siamo broker, lo sapete, noi creiamo degli strumenti che servono a noi in primis per capire meglio i mercati, poi quando ci riescono bene li mettiamo anche a disposizione delle altre persone. Questa cosa si chiama Data Analyzer, si dà in pasto a questa piattaforma una qualunque serie storica, che può essere anche il Bitcoin o può essere l'andamento dei prezzi del pannetto di burro sul mercato del Bangladesh. Non ci interessa qual è la serie storica, chiediamo alla piattaforma di analizzarla con dei test. Questa è la sezione che si occupa di fare dei test statistici. I due test statistici che facciamo, adesso che vi faccio vedere su questi cross, sono tutto sommato semplici da interpretare, tutt'altro che semplici magari da realizzare. Uno è un test che va a calcolare quello che si chiama esponente di Hurst, l'altro invece è un test di trend stazionarietà. Ora, senza andare troppo nello specifico in formule, le trovate su Wikipedia, non sono dei test che abbiamo inventato noi, sono cose che
trovate documentate in letteratura da diversi decenni, quindi niente di nuovo. L'esponente di Ast cos'è che fa? Mi dà una misura della persistenza di quella serie. In buona sostanza mi dice rispetto a un punto di equilibrio, questo qua di 0,5, dove l'andamento di quella serie storica è lo stesso del moto browniano, cioè della casualità. Bene, tutte le volte che io osservo una lettura al di sotto di 0,5, beh, vuol dire che su quella serie storica osservo dei comportamenti antipersistenti, quindi vuol dire che ha dei movimenti magari molto decisi, è più probabile che possano seguire movimenti in controtendenza. Al contrario, quando vedo invece una lettura sopra 0,5, vuol dire che osservo persistenza, c'è un effetto memoria in quella serie storica, vuol dire in poche parole che spesso movimenti molto bruschi e decisi proseguono. C'è una continuità, quindi può funzionare meglio lavorare con lo strumento con logica e momentum, trend following. Al contrario, quando vedo una lettura sotto 0,5, sarei magari più portato a provare qualche oscillatore su quel tipo di mercato, no? Quello sopra è un test che mi dà un altro tipo di lettura, ma che mi conferma la stessa cosa. Questo test, quando vedo il grafico schiacciato nella parte superiore, mi dice che c'è un carattere stazionario in quella serie storica, ogni volta che lo vedi invece più spostato qua sotto al 50%, quindi un po' più sotto la metà, mi dice questo test che c'è più un carattere di tipo trend following, quindi meno stazionario, diciamo. C'è un qualche tipo di tendenza di trend in quella serie storica. Questo è OutCAD, dato in pasto a questa macchinetta. Cosa mi racconta? Beh, mi racconta la mia tratteggiata e la media, mi racconta che effettivamente su OutCAD paga, o comunque è meglio cercare qualche tipo di logica con cui lavorare che sia mirror reverting. Se invece osservo, come in questo caso, un valore molto alto, mi riconferma anche in questo caso che la logica su cui orientarci è quella mirror reverting. Non è solo per OutCAD, io ho preso OutCAD come tipo di esempio perché mi riesce anche bene a darvi una qualche tipo di motivazione basata sui fondamentali. Voi sapete che australiane e canadese vengono chiamate commodity currency, quindi sono delle valute fortemente legate all'andamento delle materie prime. Ci poteva stare abbastanza accettabile e comprensibile che queste due valute possano avere un qualche legame, per questo legame che hanno con le commodity, quindi sia australiano come tipo di economia che l'economia canadese sono fortemente condizionate da queste materie prime. Allo stesso modo anche l'economia neozelandese è abbastanza così orientata in più all'agricoltura, magari comunque al mondo delle commodities e posso incrociarla col canadese. E osservo qualcosa di simile, di analogo, quindi di nuovo ho una lettura, questa volta leggermente sopra 0,5, ma vedi come sul finale, in realtà sugli ultimi 7, 8, 10 anni, si sia in realtà portata anche questa sotto qua, è un po' i periodi qua iniziali che avevano una lettura un pochino più ampia rispetto a 0,5, poi siamo tornati a schiacciarci qua sotto e qua siamo quasi sempre al di sopra di questa mezz'aria qui, quindi siamo anche qua in presenza con neozelandese contro CAD, di una serie storica con un carattere mirror reverting. Sto analizzando candele daily in questo caso, quindi è un'analisi che faccio su un orizzonte un po' più lungo. Mi serve avere questo tipo di, non lo vorrei chiamare certezza di garanzia perché non esistono garanzie sui mercati, però conoscere che esiste un carattere di mirror reversion su un orizzonte come quello giornaliero piuttosto che settimanale mi dà una mano quando voglio operare magari su time frame stretti in controtrend, mi dà una mano ad avere comunque dietro un paracadute che mi dice, ok, però vedrai che è probabile che su un orizzonte giornaliero o settimanale comunque quel tipo di incrocio si riallineerà un po' e tenderà un attimino a tornare sui suoi passi. Ecco perché mi sento più confidente magari poi durante la giornata a montare dei trade in controtendenza, perché ho alle spalle questo tipo di analisi. Com'è la situazione se vado su sterlina contro dollaro? Provate un po' a guardare di nuovi grafici e interpretarli come vi ho insegnato adesso. Com'è l'esponente di Arst per sterlina contro dollaro? È tutt'altro che sotto a 0,5, è ben sopra 0,5. E lo stesso qua comincia a vedere che il grafico mediamente si colloca al di sotto di quella linea qua del 50. Ve lo faccio rivedere, qui siamo schiacciati sopra, qua iniziamo a non solo ballare un po' di più, ma ad avere anche tante letture che sono stabilmente sopra, sotto a quei livelli che mi dicono, se quel tipo di serie storica ha un carattere più fortemente mirror vertico, trend following, che nel caso di sterlina contro dollaro non è un caso che funzionino meglio su questo tipo di cambio, logiche trend following, logiche basate sul momentum. Io ho diverse strategie su sterlina contro dollaro che lavorano cercando di approfittare di qualche breakout piuttosto che con logiche momentum, di trend following, super trend. Ho
Sono queste un po' le logiche che vanno su stradina contro dollaro. È chiaro che non è che posso aspettarmi di avere un valore, una tendenza così stabile e duratura nel tempo. Vedete come invece su sterlina contro dollaro tenda spesso a fare su e giù questa tendenza, pur avendo lo stesso tipo di orizzonte che è la giornata borsistica di analisi, però vedo che si balla molto di più sopra e sotto. Questo mi fa capire ancora di più l'importanza quando scrivo un trading system di cercare di implementare a monte qualche tipo di filtro che facciano lavorare quella strategia su sterlina contro dollaro solamente quando si presentano delle condizioni favorevoli per prendere quel breakout. Quindi non sono tutti i breakout buoni, ci sono dei breakout che sono migliori in certi momenti, peggiori in altri. Mi serve un filtro a monte per cercare di isolare un pochino queste condizioni. Questo in realtà mi sta raccontando che, ripeto, su sterlina contro dollaro tende questo tipo di carattere a ballare un pochettino. Stessa cosa anche per euro contro dollaro, vedo che anche in questo caso il carattere che esibisce euro contro dollaro è fortemente trend following, breakout, dovrebbe rispondere bene questo strumento a logica e momentum, al contrario invece dei cross che vi ho fatto vedere che invece all'opposto rispondono meglio a logiche mirror inverting. Ora, se non vi siete già addormentati, penso che qualcuno che magari non è proprio così a suo agio con il mondo del trading sistematico, magari anche solo col mondo un po' della statistica, di questi test, stia sbadigliando in questo momento. Passiamo all'azione, ok? Così vedete un attimo come fare per trovare una ricaduta pratica a tutte queste cose che vi ho raccontato. Vi presento la prima strategia che vi racconto questa sera. Questa è una strategia che mi capita spesso di raccontare quando faccio qualche webinar, quindi magari qualcuno di voi l'avrà già sentita. Ce ne sono altre due dopo questa, quindi non cambiate canale, le altre due non le avrete sentite perché le ho proprio costruite in previsione di questo webinar per trovare così un po' delle altre cose da fare oltre a quella che adesso vado a presentarvi su australiano contro canadese. Questa è una buona strategia, qui ve l'ho testata su un po' di anni di storico, sono 12 anni circa di storico. Questo è un equity line, per chi non è molto avvezzo con queste cose, l'equity line non è altro che la sommatoria, quindi l'accumulata dei profitti e delle perdite, se voi aveste seguito questa strategia negli ultimi 12 anni, ok? Su cosa si basa la strategia? Qui è zoomata un po' in tempi più recenti, qua c'è dall'inizio del 2019. Questa qua si basa su delle candele daily. Quello che fa è cercare un'espansione di volatilità, quindi opero solamente se arrivo da una fase di espansione di volatilità. Per chi non lo sapesse cosa vuol dire, come si può qualificare una fase di espansione di volatilità? In tante maniere, io ve l'ho messo giù in un modo che è quello con cui ho scritto questa strategia, che è vado a guardare il range di ieri, il range è la differenza tra massimo e minimo della candela daily. Quindi guardo il range di ieri e lo vado a confrontare con il range del giorno precedente ancora, quindi dell'altro ieri. Se il range di ieri è maggiore di quello dell'altro ieri, vuol dire che sto arrivando da una fase di espansione di volatilità, quindi osservo un range in espansione, quindi candele sempre un po' più lunghe in termini proprio di escursioni fra massimo e minimo. Bene, se il confronto che io faccio fra ieri e l'altro ieri è positivo, domani, quindi oggi non faccio nulla, ma domani vado a parcheggiare degli ordini in piattaforma. Il primo ordine sarà per shortare il massimo di oggi e l'altro ordine sarà per comprare il minimo di oggi. Quindi capite che sto lavorando in mirror version. Voglio andare a comprare nella giornata di domani i minimi di oggi e voglio shortare domani i massimi di oggi. Si esce sempre a fine giornata, quindi domani dovesse mai scattare questo ordine, si uscirà alla fine della giornata borsistica, c'è uno stop loss di rovina catastrofica a 200 pip. Questa strategia che potete anche adottare senza dover avere capacità di creare expert advisor con la MetaTrader, ma è veramente qualcosa che si può davvero seguire in maniera facile direttamente sulla MetaTrader. Magari dopo facciamo qualche esempio con Giuseppe direttamente live sulla piattaforma, carichiamo un paio di indicatori, ma è qualcosa di abbastanza semplice da poter impostare e seguire, soprattutto è qualcosa che mi permette di impostare degli ordini a fine giornata. Quindi io oggi a fine giornata posso già mettere i miei ordini che restano validi per la giornata di domani, facendo un semplice controllo rispetto agli ultimi 2 giorni precedenti. Non dovete tenere il computer aperto tutto il giorno o osservare il grafico sulle candele a 5 minuti, non serve. È una strategia molto semplice da seguire anche se non volete fare automazioni, anche se non volete attrezzarvi con degli expert advisor, è qualcosa che potete andare a parcheggiare voi come ordini in piattaforma stasera con ordini validi per la giornata di domani.
tutto sommato comunque sta continuando a funzionare, nonostante sia qualcosa ormai che vado a raccontare un po' in giro da qualche anno. C'è qualcosa invece di nuovo questa sera ed è il piano B. Il piano B è, ma tutte le volte che questo tipo di condizione di espansione, di volatilità non è verificata, io cosa faccio? Sto fermo? Non opero? Guardate che quella condizione è verificata a meno del 50% del tempo, intorno al 50% del tempo, vuol dire che probabilmente per metà delle giornate io so già che domani non dovrò fare nulla. È un peccato, cerchiamo di sfruttare un po' quei soldi che avete messo sul conto, vediamo di provare a fare qualcos'altro. Ho preso una condizione che è esattamente l'opposto. Adesso cerco una compressione. Siamo sempre su grafici daily, però questa volta io guardo il range di ieri. Lo confronto con il range di ieri l'altro e questa volta voglio che sia in compressione, quindi che il range di ieri sia più piccolo rispetto al range del giorno prima. Quindi praticamente sto operando in tutti i casi in cui prima non potevo operare. Ci siete? Cosa cerco in questi casi? Metto sul grafico delle bande di Bollinger, le vado a tarare un pochino morbide, quindi ho preso un 50 periodi, parliamo sempre di grafici daily, più due deviazioni standard, meno due deviazioni standard, e quello che vado a fare è che se i prezzi scendono sulla banda di Bollinger inferiore, quella a meno due deviazioni standard, io vado ad acquistare. Se toccano la banda superiore, vado a vendere, vado a shortare. Si esce sempre a fine giornata e lo stop loss è sempre a 200 pip. Qual è il risultato? È l'equity line che vedete sopra. Buona, interessante, non è eccezionale. Comunque, una buona equity line diventa interessante sommarla a quella precedente. Se volete, non l'ho fatto io, ma se qualcuno si vuole divertire a ricodificare un po' queste strategie, lo può fare, può andare a sommarle. Se proprio siete curiosi, ve lo faccio per il prossimo webinar, ve le vado a sommare insieme e vi faccio vedere un po' il risultato finale quando sommo le due strategie. Però di solito quando sommi due equity line che salgono, il risultato comunque è avere un equity line che sale in maniera un po' più regolare rispetto alla precedente. Questo ve l'ho già un po' anticipato, ma è un po' quello che dovreste osservare davanti a voi. Non mi sono fermato qui perché inizio a farvi una domanda adesso. La domanda che inizio a farvi è: state riuscendo a comprendere qual è il segreto di operare sui cross valutari? Vi ho fatto vedere una prima strategia che andava a shortare i massimi e a comprare i minimi. Ve ne sto facendo vedere un'altra che invece lavora in controtrend, in controtendenza sulle bande di Bollinger. Quindi vado a shortare la Bollinger superiore, vado a comprare la Bollinger inferiore. Riuscite piano piano adesso a capire un po' qual è il segreto per operare sui cross valutari? Se ancora non l'avete capito, lo capirete con la terza strategia che vado a presentarvi, che è questa. Siamo sempre su candele daily. Questa volta torniamo alla prima condizione, quella di espansione di volatilità. Quindi guardo il range, distanza fra massimo e minimo per la giornata di ieri, lo confronto con il range del giorno precedente. Se è maggiore, allora ho un'espansione di volatilità. Bene, oggi cosa dovrò fare? Semplicemente, se quella condizione è verificata, dovrò mettere sul mio grafico un RSI a due periodi. Qualcuno forse di voi avrà letto i libri di Larry Connors, è lui che ha reso famoso questa RSI con un periodo così stretto, così breve, a due periodi, normalmente a 14, il periodo di Wilder, quello che ha reso noto lui nei suoi iscritti. Larry Connors l'ha un po' riletto, l'ha un po' reinterpretato, a due periodi otteniamo un RSI molto nervoso che schizza molto facilmente fra il per comprato e il per venduto, ma non gli serve proprio per questa sua reattività. Quello che faremo oggi sarà caricare questo RSI a due periodi sul grafico e andare tutte le volte che noi lo vediamo scendere a fine giornata sotto 30, quindi in un'area di ipervenduto, andremo a piazzare un ordine per la giornata successiva per acquistare il minimo di oggi. Quindi domani io avrò un ordine che scatta se il prezzo domani torna a scendere sul minimo odierno di oggi. Allo stesso modo, se vedo a fine giornata che l'RSI chiude sopra 70, domani piazzo un ordine per vendere il massimo di oggi. Vado short sul massimo di oggi. Questa volta non usciamo a fine giornata. Questa volta usciamo nella giornata successiva ad una lettura che ho dell'RSI a due periodi oltre 50. Quindi nel caso avessi comprato il minimo di oggi con l'RSI sotto a 30, bene, aspetto un giorno, 2 giorni, appena quell'RSI torna a chiudere a fine giornata sopra a 50, quella è l'indicazione per me di andare a video click ed esco dalla mia posizione. Quindi potrei stare in posizione qualche giornata in più. L'equity line sale lo stesso, ha le sue irregolarità. Questa volta però, stando in posizione un pochino più di giorni, inizia ad avere a che fare con degli average trade un pochino più capienti. È una strategia che diventa anche più sostenibile quando ci sono di in ballo di mezzo di costi di transazione magari un pochino più alti. Lo stop loss è a 200 pip anche in questo caso di rovina. Quindi
E vi rifaccio la domanda. Chiaro qual è il segreto per operare sui cross? L'avete capito? Il segreto per operare sui cross non c'è. La sola cosa che dovete comprendere tutte le volte che fate trading, che sia sui cross valutari, che sia sui cambi, che sia sui futures o su azionario, la sola cosa che dovete fermarvi e cercare di capire è che natura ha quel mercato. Ora vi ho fatto vedere in questa presentazione che natura hanno i cross valutari. Hanno una natura fortemente mirror averting. Vedete come quando io ho capito che natura ha quel mercato, poco importa qual è l'indicatore che andrò a utilizzare per farci trading sopra, basta che sia in accordo alla natura che ha quel mercato. Ora, cosa usereste voi per fare trading con un mercato che ha una natura reversa, il mirror averting? Beh, io userei degli oscillatori come lo stocastico, come l'RSI, andrei a lavorare shortando i massimi e comprando i minimi, andrei a fare quell'operatività lì. Vedete che funzionano tutte su OutCAD o su anche New Zealand CAD o su altri strumenti che hanno questo forte carattere mirror averting. Quindi non è così importante che inventiate un indicatore nuovo. Ogni tanto c'è qualcuno che mi manda l'email. E vedo che sono allegati degli indicatori, mi chiedono cosa ne penso e danno sempre il loro nome a questi indicatori. Poi vai a vedere un po' che indicatore è, spesso è una roba un po' scimmiottata, presa, macinata, ne ha fusi due insieme. Non serve a niente, dedicate il vostro tempo a fare altro, dedicatelo a capire che natura ha quel mercato, perché gli indicatori ci sono già. Gli indicatori per tradare un mercato che ha un forte carattere mirror averting ce li abbiamo già. Ce ne avete a bizzeffe da poter scegliere. Io ve ne ho fatti vedere qualcuno, ma ce ne sono tanti di più. Gli indicatori da usare per lavorare un mercato che ha un carattere fortemente trend following, come per esempio è il caso dei cambi sui mercati valutari, ci sono già questi indicatori. Ne avete già tanti. Ma tutto sta a usarli sugli strumenti che rispondono bene a quelle logiche. Se voi volete lavorare trend following con un incrocio di medie mobili, OutCAD, farete una fatica del diavolo. E sarete obbligati per far funzionare quell'expert advisor ad aggiungere filtri, condizioni, sovraccondizioni, che renderanno quel sistema poco robusto, fragile. Si chiama overfitting in termini tecnici, questo tipo di scenario che viene a prefigurarsi quando voglio far andare qualcosa su uno strumento che non risponde bene a quel tipo di logica lì, però mi accanisco e voglio farlo andare lo stesso. Questo è un errore che commettono un po' tutti all'inizio perché partono dall'idea del cosa funziona sul DAX, cosa funziona su euro-dollaro. Non dovresti farti questa domanda. La domanda che dovresti farti è: che natura ha il DAX? Che natura ha euro-dollaro? Quando ho capito che natura ha, ecco che allora posso andare ad assecondarla con un qualunque indicatore che è già pronto in piattaforma. Basta prendere l'elenco, lo trovi già. C'è già un indicatore che va bene per fare trading su quel mercato. Giuseppe, io sono arrivato a fare un po' il punto che volevo fare questa sera. Io magari quello che posso fare prima di passarti un po' la parola è anticipare che beh, quello di questa sera è stato un primo appuntamento. Con Giuseppe abbiamo fatto qualche piano, qualche progetto di fare anche altri. Tutto sta un po' a voi dai feedback che manderete un po' a Giuseppe, se vi è piaciuta questa serata, se avete imparato qualcosa di nuovo, se è passato qualche concetto interessante. Ce ne sono tanti altri su cui possiamo ragionare. Si può approfondire quel discorso che abbiamo solamente accennato di come poter lavorare invece breakout, trend following. Dei cambi e non invece i cross, che invece avete visto che funzionano bene con logiche mirror averting. Si può fare un bel po' di lavoro per analizzare dei bias di tipo intraday piuttosto che legati al giorno del mese, dei fenomeni stagionali che si verificano e sono affidabili, si possono usare anche sui cambi. Si può fare anche lavoro su logiche intermarket, su tante altre cose. Questo, nella mia idea, è un primo di alcuni webinar informativi che vorrei organizzare con Giuseppe. Se c'è da parte vostra, insomma, qualche tipo di apprezzamento, se vi sono piaciuti, comunicatelo a Giuseppe, ne faremo altri, ne metteremo sicuramente in cantiere altri. Se qualcuno di voi questa sera ha visto un modo di approcciare il Forex, così come anche gli altri mercati, che gli è piaciuto e vuole approfondirlo, c'è possibilità di farlo in un'intera giornata di formazione che noi facciamo, che è questa qua, che si chiama FX Trading System, viene fatta su diverse serate, visto che non possiamo trovarci fisicamente in sala, però qui trovate proprio di trading system, del materiale che mettiamo a disposizione per andare avanti un po' in questo tipo di lavoro. Un'altra cosa, ripeto, che vi segnalo è che trovate alcuni di quei ragionamenti che stasera ho provato un po' a farvi anche magari scritti nero su bianco per chi di voi ama leggere anche in un libro che ho scritto qualche anno fa che si chiama Trading Meccanico. Questo era un po' per chiudere un po' la serata dandovi anche se volete così delle cose da fare, se volete approfondire un po' i concetti di questa sera per continuare un po' in questo percorso. Giuseppe, io tornerei a te e magari se ci condividi la MetaTrader proviamo a caricare qualcuno di questi indicatori. Allora, io ho un problema. Abbiamo
Massimo 10-15 minuti, poi purtroppo devo chiudere. Ci sono tantissime domande. Allora, vi dico già che su questi studi che mi ha mostrato Luca, io ci stavo lavorando insieme a Salvatore per fare sia un expert, poi da dare, da far provare comunque a tutti i clienti di TIC1000, anche un indicatore sull'espansione di volatilità. Proprio questo vi volevo far vedere. Luca, c'è una domanda però che mi incuriosiva anche a me personalmente, tra l'altro ci sono tantissimi complimenti, Fabrizio, ti dice Luca Giusti è veramente uno dei pochi che parla con la competenza che serve per affrontare i mercati, complimenti per la collaborazione. Mauro ti chiede perché dell'esclusione dello yen, se puoi anticipare o Sì, magari magari ne parliamo nel prossimo. vediamo nel prossimo webinar quello che vi ho anticipato, che sarà il prossimo, quello successivo. Comunque c'è un webinar dedicato ai cambi nel nostro progetto, insomma, insieme a Giuseppe. Allora, lo yen, quando tu analizzi le correlazioni fra tutte le valute, lo yen ti accorgi che è quello un pochino più che va per la sua strada rispetto alle altre valute. Quindi se un euro, un australiano, una sterlina, un canadese tendono comunque ad avere, quando le vado a incrociare, a registrare comunque delle correlazioni abbastanza stabili, abbastanza significative, ecco che lo yen invece comincia a essere un pochino più birichino. La ragione che mi sono dato io come tipo di motivazione è che lo yen è più legato a dinamiche sui mercati differenti rispetto a queste delle valute, diventa una valuta rifugio in molti casi, quindi quando si manifestano scenari di risk-off piuttosto che di risk-on tende ad essere una valuta che esibisce una grande volatilità. Quando vado a incrociare una valuta con lo yen, spesso ha a che fare con dei cross che sono tremendamente più volatili rispetto ad altri cross. Sterlina contro yen è dannatamente più volatile rispetto a euro contro canadese. Quindi lo yen è un po' particolare, per questo che l'ho lasciata fuori da quell'analisi. La prossima volta vediamo come fare per magari riportarlo così in pista e poter utilizzare anche sia cross che cambi contro yen. Perfetto, e proprio su quello che abbiamo un po' che Luca ha spiegato questa sera, stiamo tirando fuori un indicatore sulla volatilità. Praticamente abbiamo, vedete questo indicatore qui con queste linee, abbiamo studiato il range delle ultime candele, se non sbaglio, sulle ultime 5, gli ultimi 5 trading range. E quindi abbiamo preso la volatilità del singolo strumento e abbiamo creato delle sorte di fasce di volatilità, di espansione di quelle range. Ad esempio su AUDICAD, come vedete ora, dall'open, che è questa linea blu, abbiamo ricavato tre fasce dove è possibile cercare delle soluzioni in mirror reverting, questo su un H1, ma la volatilità fa riferimento al daily, quindi sulle ultime 5 giornate del training range tra massimi e minimi, e quindi si possono poi cercare delle soluzioni, magari appunto in mirror reverting su queste fasce qui. Ovviamente sono personalizzabili, quindi se volete una Questo, soltanto. Giuseppe, è un indicatore che usavo tanti, tanti anni fa. Quando ho cominciato a lavorare sul Forex, lo lavoravo in maniera discrezionale, tendevo a lavorare inizialmente, visto che avevo approcciato un po' perché esistevano i cross, che non esistono sui futures, è una cosa tipica del mercato Forex. Avevo iniziato a lavorare il Forex proprio con un indicatore simile, che lavorava sui range, come ti indicavo. Qui vedo che Giuseppe, che Salvatore l'ha implementato sulle percentuali, va bene anche sulle percentuali. L'importante è che venga utilizzato, lo dico per tutti, su degli strumenti che hanno un forte carattere mirror reverting, però ti dà proprio una misura rispetto a come apre il mercato di quello che è stata l'escursione durante quella giornata. Ora, se le due valute che compongono quel cross sono correlate positivamente e hanno una correlazione molto forte, è probabile che ogni momento di eccesso durante quella giornata possa rientrare un pochettino. E questo è quel vantaggio, quell'edge che ci serve per poter impostare anche un trading discrezionale, cercando qualche pin bar, qualche setup di inversione su questi grafici, però cercando una qualche motivazione per girarsi in mirror reversion oltre certe fasce. Quindi è assolutamente uno strumento utile, vale la pena comunque svilupparlo e poi metterlo a disposizione. Esatto, questo è un indicatore che appunto va a cercare su, come Luca ha spiegato, su strumenti di natura mean reversion. E poi ovviamente sull'equity line che ci ha fatto vedere Luca,
Non abbiamo avuto ancora il tempo di implementarlo, cioè ci stiamo già lavorando, faremo proprio poi l'expert che ragiona con le indicazioni che ci ha dato, Luca. Salvatore mi scrive Luca che è già pronto, ottimo. Salvatore, quindi poi ve lo basta che me lo chiedete via email e ve lo giro senza troppi problemi. Quindi poi ovviamente l'indicatore, vi dico, questo qui funziona anche sui conti demo, quindi anche l'expert in modo tale che non andate a rischiare in prima battuta soldi reali, ma potete provarlo e quindi cercare ovviamente poi in base anche alla vostra propensione al rischio, perché va sempre detto di ottimizzare il tutto. Quindi, Sì, sono idee molto grezze quelle che vi ho dato, quindi è bene precisarlo questa cosa. Quindi oltre chiaramente a iniziare in demo, ma l'idea dell'expert advisor non deve essere scambiata come la macchinetta per fare soldi, mi raccomando. Quindi se volete seguirlo con un expert advisor solamente per magari avere delle conferme che avete capito correttamente cosa che dovete fare poi quando mettiamo quegli indicatori sul grafico, l'idea che c'è dietro a queste strategie che vi ho fatto vedere era per mettere qualche numero dietro a una tecnica che altrimenti sarebbe rimasta una delle tante tecniche che magari trovate insegnati quando andate a fare un giro, non so, a una qualche fiera del trading, c'è uno che vi racconta la sua tecnica. Questo era un modo per provare a mettere nero su bianco quelle quattro cose che vi ho detto per ogni strategia, farvi vedere com'è che sono andate in passato seguendo quel tipo di tecnica. Quindi l'idea dell'expert è una buona idea, però dovete usarli in maniera corretta, quindi non attaccandola, poi andando via, dimenticandovelo e tornando con l'idea che contate i soldi. Ogni trading system è qualcosa che andrebbe approcciato con un'idea di portafoglio, quindi non si fa trading sistematico con un trading system, si fa con un portafoglio di trading system che devono essere controllati, ruotati, inibiti quando vanno male, riattivati quando vanno bene. C'è un lavoro da fare dietro che richiede decisamente tanto lavoro e tanto impegno in più che non attaccare un expert, però applauso a Salvatore, insomma, che so che si è lavorato molto in questi giorni e che è riuscito a tirare fuori qualcosa anche proprio di automatico, quindi bene, magari sentiamoci, facciamo qualche test e poi mettiamo a disposizione ben volentieri. assolutamente, assolutamente. Allora, io leggo allora, do spazio a qualche domanda, visto che comunque siete in tanti e è anche giusto rispondere alle vostre domande. Allora, Andrea ti chiede invece per quei cambi che hanno natura trend following, quali indicatori useresti? Io credo nelle medie mobili, un super trend, forse lo hai anche accennato. Trend, medie mobili, breakout tipo Donkey and Channel, sì, queste qua sono un po' le cose un po' principali. Perfetto. Poi Rossano dice: mamma mia, tanta roba, Luca, giusti? Sì, io sono molto, molto entusiasta perché so di aver portato molta qualità questa sera. E poi Salvatore, anche se proprio non relativamente ai cross, ma visto che hai accennato il DAX, ti chiede, interessantissima una domanda, a proposito di DAX, eviteresti una strategia mean reverting sul DAX, visto la sua natura, trend a priori? Allora, il DAX è una trompa particolare, nel senso che tende a strappare, quindi è uno strumento che esibisce più volatilità rispetto ad altri indici, quindi si lavora bene con logica volatility breakout, dipende un po' dal time frame di osservazione. È uno strumento un po' particolare. Quando vai a lavorare con gli indici, normalmente hai sempre a che fare con degli strumenti che hanno carattere mean reverting, a parte quello che abbiamo visto un po' negli ultimi anni, che hanno ritrovato una natura breakout, che era da tanti anni che non vedevamo, ma in realtà il carattere che hanno di solito gli indici azionari e mean reverting. Il DAX è un po' particolare in quanto tende a strappare un po', quindi ci sono molte strategie sul DAX che si possono costruire intraday proprio cercando di catturare queste accelerazioni che fa il DAX. Quindi mercato interessante, molti trader sistematici lo approcciano perché permette con questa volatilità di avere sufficiente movimento per ripagare quelli che sono i costi di transazione, che è il principale nemico un po' dei trader sistematici, quindi si riesce ad avere abbastanza ciccia da poter affogare un po' questi costi di transazione. Non riuscirei con magari strumenti più piccoli, indici più piccolini, che invece non hanno la stessa volatilità. Ecco, lì tenderei un attimino a scrivere magari una buona strategia che quando applichi i costi di transazione poi si sfascia.
Perfetto, l'ultimo, un paio di ultime domande da parte di Paolo. Su quel training system e sul backtest che hai fatto vedere, il capitale ti chiede era di Euro 100.000 euro, giusto, iniziali? non euro, ma era un lotto nella valuta del numeratore preso di volta in volta, quindi erano 100.000 australiano piuttosto che 100.000 neozelandese, ma sì, nell'ultimo caso delle strategie era 100.000 dollari australiano contro canadese. Ok, perfetto. E poi l'ultima, direi l'ultima domanda, poi ce ne sono altre. Io vi chiedo scusa se non sono riuscito a leggerle tutte, ma abbiamo sforato l'ora. Io poi, tra l'altro, tra poco ho anche un altro webinar alle 21, però poi magari vi risponderò via email se ci sono domande che ho saltato di particolare rilevanza su magari aspetti che non abbiamo delineato durante il webinar. Ti chiedo, quindi l'ideale sarebbe quella di crearsi un portafoglio diversificato in cui si va a comprare o vendere forza sui cambi e al contrario invece fare min reverting sui cross? Beh, il backtest che ti ho fatto vedere, quello con i grafici di colore azzurrino, faceva esattamente questo, ma chiaramente era un approccio che non andrei a replicare nella realtà domani, creandomi un portafoglio con quei 15 cross e 7 cambi, sempre a mercato, non ha molto senso. Era un modo per farti vedere, per mostrarti come una logica molto semplice, molto grezza come quella, comunque potesse funzionare anche applicata in questa maniera. In realtà è quell'indicatore, quello che vi ho fatto vedere per la MetaTrader, anche Giuseppe questa sera, è quell'indicatore che funziona quando poi lo usate nel vostro trading. Quindi quando vedo che c'è effettivamente un disallineamento, vado a cercare sul grafico un'opportunità per entrare. Quell'opportunità può arrivare perché vedi un setup di inversione che ti piace, perché c'è un indicatore che ti dice che è ora di entrare. Quindi è un modo per capire da che parte tira il vento. Poi da lì a dire: mi prendo i miei 15 cross e lavoro su tutti quanti a mercato, sugli altri 7 cambi a mercato. Non metterei in piedi un portafoglio, un mostro del genere. Tenderei a lavorare in maniera un po' più selettiva. Però questi test servono per avere già una misura a monte se quell'idea che hai in testa è un'idea buona o no, per mettere dei numeri intorno a quella che sarebbe altrimenti una percezione, una semplice idea che deriva dall'osservazione dei grafici. Quei numeri mi fanno capire che c'è qualche cosa che posso portare avanti come sviluppo. Perfetto, assolutamente chiarissimo Luca. Ok, io direi che è arrivato il momento dei saluti, quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar, sempre con Luca, che abbiamo programmato per la fine di luglio. Non mi ricordo la data, sinceramente, ma se non 28, sbaglio, ragazzi. forse il 28? 28 28? luglio. Ok, 28 luglio alle 19 e parleremo di bias, quindi vi ho fatto vedere anche poi Luca, vi ha un po' spoilerato l'argomento, però sarà molto interessante, quindi al prossimo webinar. E per la registrazione, come vi ho detto all'inizio, me la mando a tutti gli iscritti domani, appena sarà possibile, o comunque la trovate su YouTube. Grazie a tutti, grazie Luca e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti anche da parte mia, buona serata.